L'area marina protetta ha profuso il suo impegno in questi mesi. Ecco, ci sono criticità, problematiche da evidenziare, ci sono anche dei lati positivi, e poi ecco, bisognerebbe anche cogliere un po' l'aspetto positivo per i comuni di avere a disposizione un'area marina protetta. Sì, sicuramente la tutela delle acque è uno dei punti a cui noi più teniamo. In questo momento, tramite il contratto di fiume, ovviamente abbiamo in campo una serie di iniziative, convenzioni con l'ARTA che sta facendo un monitoraggio ormai da un anno, con l'Istituto Zooprofilattico, stiamo vedendo la qualità dei quattro torrenti che sfociano in area marina, la forestale, quindi i carabinieri forestali hanno fatto tutto un controllo sul Cerrano e sul Calvano, adesso ci rimetteranno tutto il rapporto per capire dove sono le criticità. Ci sono delle criticità, ovviamente dopo le grandi piogge, perché ormai le piogge sono sempre meno frequenti ma sempre più intense, chiaramente c'è un peggioramento poi delle acque dopo le piogge. Quindi dobbiamo capire quali sono i problemi, abbiamo, come dire, delle idee che adesso esporremo ai comuni per far sì che queste problematiche strutturali vengano affrontate e piano piano risolte. Avere un'area marina protetta però può essere un fattore di pregio anche a livello di promozione del territorio, bisognerebbe capirlo secondo lei? Sì, molti l'hanno già capito, se pensiamo a molti. L'altro giorno un esempio stupido, voglio dire, vado in un lido e trovo uno scontrino con la ragione sociale del lido e poi con lo stemma dell'area marina con su scritto Lido Amico del Parco. E quello è un piccolo esempio che fa capire che quell'operatore ha superato quella fase di titubanza e invece è convintissimo che l'area marina è qualcosa che può dare una ricchezza in più, un'opportunità in più.